tutti scemi questi qua. Perché una cosa è, solo uno, se mi è più forte, non c'è. Cristina, tu sei qui a Venezia 76 per presentare un cortometraggio che è liberamente ispirato alla tua storia, che si chiama La Scelta. Sì. Che messaggio volevi lanciare con questo progetto? In realtà volevo semplicemente, insieme a Giuseppe Alessio Nuzzo, che veramente mi ha spronato, perché io ho il timore che diventasse qualcosa di autoreferenziale. Io detesto l'autoreferenzialità, soprattutto in chi fa il nostro mestiere. E quando ho capito che lui avrebbe fatto un discorso universale, ho accettato, ma non per lanciare un messaggio, bensì per raccontare uno stato d'animo, un sentimento. Io sono stata attraversata da una disavventura, mi piace chiamarla così, in realtà è un cancro al seno, però mi piace chiamarlo disavventura o incidente di percorso, perché credo, e questo però è il mio punto di vista, perché sappiamo che questo è un terreno molto scivoloso, parlare di questo argomento. Ogni storia è una storia a sé ed è giusto che sia così, ognuno ha la sua valutazione, il suo modo di affrontarla, e ogni modo merita tutto il rispetto. Il mio è stato quello di immaginare questa disavventura come uno dei contenuti della mia vita, che era piena di robe, ma mai il contenitore. Quando poi chiaramente hai la fortuna che sia un qualcosa che si può sconfiggere, quindi questo purtroppo non sempre accade. Nel mio caso è andata così, e quindi adesso ne parlo con la giusta distanza, ma anche appunto sottolineando che questa è la mia scelta, si chiama La Scelta il cortometraggio, in realtà è la mia scelta di vivere e di raccontare come vivere la mia vita anche dopo questo cortocircuito. Senti, io mi immagino Chanel sul red carpet. Come te la... Prova. Vabbè, si metterebbe una delle sue tute, ma molto, molto, molto particolare, piena di proprio di luccichi. Mi si metterebbe le mani in tasca e camminerebbe proprio. Sono tutti scemi questi qua. Perché una cosa è, solo uno, se mi è più forte, non c'è. Comunque forse Chanel ritornerà, ve lo voglio dire. Lo dico e poi mi nascondo dietro il ventaglio. Ma tornerà sotto forma, perde la sua tridimensionalità e diventa bidimensionale. C'è un progetto a cui stiamo lavorando, che è una sorta di manga, e quindi raccontare, fare un prequel e fare uno spin-off, però con Chanel disegnata. Però mi piace molto questa cosa di avere una stagione tutta per raccontare la bambina Annalisa, questa bambinetta, una donna che diventa improvvisamente la iena Chanel. Oh no. Perfetto. Grazie mille.